Bentornati amici di Le Cosimo, siamo in compagnia del sottosegretario all'istruzione, professore Salvatore Giuliano, ex preside del Maiorana. Professore, volevamo chiederle qual è la sua opinione in merito alle numerose polemiche che si sono sollevate in seguito all'alternanza scuola-lavoro. Lei ha detto anche in precedenza di essere dalla parte degli studenti, nel senso di sostenerli, per cui vedendo anche il loro punto di vista, quale può essere la sua opinione? Non più tardi di 2 giorni fa ho incontrato le associazioni studentesche in continuità con una operazione di ascolto, di confronto e di crescita reciproca. L'alternanza scuola-lavoro sarà modificata nella legge di stabilità, abbiamo fissato delle ore minime, quindi non più 200 per i licei, 400 per i tecnici e i professionali, ma 90 per i licei, 150 per i tecnici, 180 per i professionali. Ma oltre ad un numero minimo di ore siamo intervenuti e interverremo anche sulle modalità. Prevediamo, come è stato richiesto anche in questa giornata dagli studenti, un percorso di sviluppo delle competenze trasversali, le cosiddette soft skills, che oggi anche gli stessi ragazzi ci hanno sottolineato, le character skills, e soprattutto cercheremo di trasmettere e di far acquisire agli studenti competenze per la vita, che possono essere diciamo acquisite nel mondo del lavoro o nella accezione più classica di alternanza scuola-lavoro, ma anche con progetti nuovi. Le linee guida le scriveremo anche ascoltando i ragazzi. La scuola negli ultimi anni è cambiata molto, non solamente nella maniera in cui vengono trasmesse le conoscenze, ma è cambiato anche il rapporto fra docente e studente. Lei crede che questa sorta di avvicinamento che c'è stato possa essere stato un fattore contribuente ai numerosi fatti di cronaca che si sono verificati di violenza nei confronti di professori da parte di alunni o genitori? Allora, il problema è molto complesso. Sicuramente c'è una situazione di emergenza educativa e di povertà educativa in molti contesti. È un problema che non nasce solo nella scuola, che non può essere risolto solo dalla scuola. Riguardo alla vicinanza e a un rapporto empatico che ci debba essere fra docente e studente, io ritengo che sia fondamentale, perché l'empatia, essere sintonizzati, sentirsi vicino il docente allo studente, lo studente al docente, sia pure nel rispetto dei reciproci e dei differenti ruoli, secondo me è condizione essenziale per stabilire un buon clima che favorisca l'apprendimento. Gli atti di violenza, che vanno sì condannati sempre, credo che siano, come dire, un risultato tristissimo di problemi molto più seri, di una emergenza educativa dove le cause o le concause vanno ricercate sia nella scuola ma anche nella società, anche nella famiglia. Questi problemi si risolvono con il coinvolgimento di tutti, non può essere solo la scuola a essere demandata e ad essere incaricata di risolvere un problema sociale di così ampia portata. Tornando un attimo al suo passato, lei da preside del Maiorana ha portato molte innovazioni nella sua scuola. Crede che adesso, in veste di sottosegretario, queste innovazioni portate possano essere adattate, diciamo, in larga scala al resto delle scuole d'Italia? Che bella domanda, grazie. La differenza la fanno sempre le persone. Io sono a disposizione, come ho sempre fatto in qualità di dirigente scolastico, a disposizione dei docenti, dei colleghi presidi, degli alunni, degli studenti. Ritengo che come scuola, parlando di innovazione, ma in senso più generale del termine, non dobbiamo lasciare nessuno indietro. Bisogna crescere e andare avanti tutti insieme. Il cambiamento, l'innovazione nella metodologia didattica sono ormai caratteristiche che non possono essere più rinviate. Però in questo processo di innovazione metodologico-didattica non dobbiamo lasciare nessuno indietro, non dobbiamo spaventare né gli studenti, che sono pronti per alcuni versi, non sono pronti per altro, e soprattutto i loro docenti. Credo che con un piano di formazione diverso, anche nelle modalità, non più i corsi dove molto spesso uno parla e 25-30 si distraggono perché comunque non vengono coinvolti, ma in una formazione dei docenti che sia molto più coinvolgente per gli stessi docenti, ritengo che questo si possa fare. Quindi porterò sicuramente i miei risultati con la speranza di poter contribuire al miglioramento. Io tornerò alla scuola, quindi vorrei tanto trovare la scuola mia, anche dove io sono dirigente scolastico, adesso in aspettativa, poco meglio di come l'ho lasciata. Se ciò avverrà, vuol dire che avrò fatto un buon lavoro. Grazie mille, signor sottosegretario. Grazie.